Il Lago d'Averno è uno spazio veramente particolare, un luogo veramente particolare. E abbiamo percorso tutta la passeggiata lungo tutto il diametro del lago di 2,3 km. È un'area che è stata completamente bonificata e riaperta dal 14 gennaio 2018. Il luogo è pieno di tantissimi animali, tra cui abbiamo anche questo insetto che è una libellula rossa. E come scrivo, secondo alcune tradizioni, è un simbolo di trasformazione. Nella cultura europea invece viene visto come simbolo di libertà, pace e ricerca della verità, e secondo i nativi americani invece l'insetto rappresenta proprio le anime dei morti. Quindi un po' è un ambiente molto suggestivo, dove appunto, come avete letto, si racconta che sia l'ingresso per andare nel mondo di sotto, quindi nel tempio dei morti, e poi troviamo veramente tantissime libellule rosse, quindi vi posso assicurare che è suggestivo. Qui siamo nei resti di un edificio termale che è stato poi successivamente chiamato al tempo di Apollo. In alcune inquadrature potrete vedere degli archi che sono praticamente a metà, perché una gran parte è stata poi sommersa, sempre a causa di questo bradisismo che subisce, diciamo, questa terra. All'interno troviamo tutti questi fori sulle pareti, vengono chiamate coppelle, che rivedremo anche nell'antro della Sibilla Cumana. Non sappiamo in realtà ancora l'utilizzo, ecco, di queste coppelle, di questi buchi. Noi qui abbiamo fatto una bellissima meditazione di radicamento per iniziare ed aprire il nostro cerchio, il nostro seminario, per prendere contatto con questa terra, magmosa e calda, ma soprattutto in movimento. Si prosegue e stiamo camminando lentamente in silenzio, ognuna pensa alla sua vita, alle sue cose. Ascolta e percepisce i pensieri che affiorano durante tutto lungo questo cammino, che oggi è verdeggiante e è aperto ai cani, alle persone che corrono, alle famiglie con i bambini. Quindi, comunque, se siete in quel di Cuma, vi consiglio di andare a vedere proprio questo cratere vulcanico, ad oggi diventato un lago. Eccoci qua, abbiamo meditato per più di un'ora, è stato molto profondo ciò che abbiamo fatto. Sono, diciamo, emerse moltissime emozioni che ci siamo poi portate sia durante la notte che fino al giorno successivo, ma che ci hanno permesso anche di affrontare appunto tutto il lavoro da fare nei giorni seguenti. Ci siamo alzate la mattina presto per andare incontro a Lori Marchese dell'Associazione Cultura Avventura. Lei si occupa prevalentemente del kayak e della canoa lungo la costa di Bacoli. È stata una mattina un po' strana, era il giorno della luna piena e dell'eclissi. C'è stata un po' di confusione, non ci siamo capite, anche lei era in ritardo, dovevamo prendere delle canoe, poi sono diventate altre. Insomma, è stato un po' difficile organizzare il tutto, tanto che poi dopo sono riuscita ad andare in canoa solamente tre delle ragazze, io con la bambina e un'altra ragazza che si era sentita poco bene, siamo invece rimaste a terra. Quindi, per quanto mi riguarda, sarà un'esperienza che rimanderò nel mio prossimo futuro. Raccontano comunque è stato molto bello, la costa è molto bella da vedere, quindi anche questa la consiglio. Si prosegue la Sibilla Cumana. Era la sacerdotessa di Apollo e di Ecate, custode sia degli oracoli che delle porte dell'Ade. Aveva un ruolo importante perché vascitinava su delle foglie le sue visioni. Da vedere c'è proprio l'antro della Sibilla, che, come potete vedere, ha una forma trapezoidale, è stata scoperta successivamente. Noi siamo entrate per incontrare la Sibilla Cumana, fare le nostre domande e avere le nostre risposte.
È stata un'esperienza meravigliosa. Ci siamo trovate all'interno, in fondo, proprio nel luogo dove si racconta che la Sibilla vacitinava e abbiamo lavorato tantissimo in profondità, soprattutto nel mito di Ecate, Persefone e Demetra, una triade veramente fondamentale, veramente, veramente fondamentale per noi donne. Abbiamo dato tantissime risposte, abbiamo trovato, non dato perché non l'abbiamo date noi, sono arrivate, grazie alla nostra, sacerdotessa, tante risposte alle nostre domande. Alla nostra vita, abbiamo preso consapevolezza. È un luogo veramente magico, in cui ritorneremo presto. Sì, io pure. Sì, allora non voglio io far stare di volte accanto a lei. Allora, siccome ci troviamo 1,80 m sotto il livello del mare. Infatti, se guardiamo attraverso i vetri verso l'alto, vi rendete conto di vedere il fondo dell'imbarcazione, praticamente dove eravate seduti fino a 2 minuti fa. Per orientarci, soprattutto per dirvi dove guardare, farò riferimento alle cornici dei vetri. Vedete, una è blu e l'altra è rossa. Così, quando dovete guardare, dirò finestrino blu o finestrino rosso. Che Ok, non è così, aspetta ha forme squadrate, geometriche, che sappiamo bene in natura non esistono. Vedete, tra la muratura che c'è sotto i nostri piedi e quella che vediamo in penombra, al centro, e in questo punto si nota molto meglio, il corridoio d'entrata della sala del ninfeo. Guardate un po' più là, si vedono anche le due basi quadrate dei pilastri d'entrata. Pian piano entriamo all'interno della sala e di fronte a voi, sempre lato blu, la prima statua. La statua del primo Dionisio, chiedo scusa. Mentre affacciandovi dal lato rosso, statua della madre dell'imperatore. Ancora lato blu, a seguire statua della figlia dell'imperatore. Secondo Dionisio, lato blu. E ultima, ma non meno importante, dal lato rosso, Ulisse. Senza testa, con la coppa in mano.
nell'atto di porgerla a Polifemo. I mosaici attualmente sono in restauro, quindi sono completamente coperti. Il restauro sott'acqua, il che è veramente un'impresa veramente faraonica, se così si può dire. E aspettiamo con ansia che siano fruibili al pubblico, speriamo per settembre-ottobre. Lato rosso vediamo canale di scolo dell'acqua piovana e ancora un terzo tratto. Notate come qui si veda molto chiaramente tutto il disegno del basolato. Mamma, come si vede bene oggi? Davvero? Oggi si vede benissimo. Che fortuna. Ancora guardando verso il basso, oltre la mappa di segnalazione, vediamo anche una base quadrata di un pilastro esattamente di fronte a voi, il lato rosso. Guardatevi anche intorno in questo punto, così avete bene il senso della dimensionalità. I pesci. Bellissimi guarracini, o in italiano sono le castagnole. Stanno mangiando laggiù? Sì. I batteri? No, le alghe, più che altro. Sì, sì. Poi i pesci si fermano vicino alle sorgenti d'acqua calda, perché ovviamente uccidendo tutti i microrganismi loro hanno già il pranzo pronto. Ancora, lato rosso, un ambiente quadrato confinante con la sala del Nifeo ed infatti di fronte a voi la statua del primo Dionisio. Ovviamente l'asta di ferro è stata posta in un secondo momento. Lato blu, signori. Che meraviglia. Guardando ancora verso il basso, Ulisse, e qui notiamo bene che è senza testa. Dove? Non ti preoccupare, tanto ci dobbiamo ancora ripassare. Lato rosso, la statua della madre dell'imperatore. Da questa angolazione facciamo parte della rete di stradine che attraversava tutto il golfo. Guardando un po' più in basso, vedete, si nota anche il cordolo di Sì, sì, sì. Notate come la parte interna è perfettamente conservata, la parte esterna un po' meno, sempre per il discorso del porto commerciale. Vedete, questo tratto invece è perfettamente conservato. Notate come i basoli sono ancora perfettamente incatenati tra loro dopo ben 2000 anni.